Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio terzo unboxing. Questo sarà un unboxing particolare, perché? Perché non farò un unboxing di qualcosa che non ho, però un unboxing di qualcosa che tra virgolette già ho. Perché? Adesso vi spiego. Questo sarà l'unboxing della PS2 Slim, ovvero il secondo modello della PS2. Perché? È un unboxing particolare perché io praticamente una PS2 già ce l'avevo, la PS2 fatta, però c'è un piccolo problema che adesso vi faccio vedere. Praticamente la mia PS2, mia bellissima PS2 fatta che ho comprato appena uscita qualche tempo fa, è caduta ed è successo questo. Guardate. Però lasciate che vi spiego la faccenda sin dall'inizio. Praticamente questa PS2 aveva un piccolo problema al suo carrello dei dischi, ovvero quando inserivo i dischi, alcuni dischi leggeva senza problemi, altri invece facevano un rumore strano, tipo questo. E questa cosa, beh, è andata avanti sin da quando l'ho acquistata. Ma comunque non ci ho fatto tanta, diciamo, tanto caso. Alcuni giochi non li giocavo, altri sì. Il problema è che mi faceva questo difetto anche con l'Action Replay, quel bellissimo Action Replay di cui ho fatto l'unboxing tempo fa. E questo proprio non mi andava giù, proprio l'Action Replay no. E allora ho iniziato a smanettare un po', l'ho aperta, ho andato le viti del lettore, l'ho aperto tutto, ho controllato un po' di cose, a volte funzionava, a volte no. E boh, ho scoperto che lasciandola aperta così, in poche parole, riusciva a leggere senza problemi i dischi. Tuttavia è successo che un bel giorno mi sono tirato il controller un po' troppo indietro, la PS2 è caduta a terra e si è staccato questo cavo particolare. Il problema è che volendo sì, si poteva saldare, però non sapevo se all'interno ci fosse anche qualche problema e quindi sarebbe stato inutile, sarebbero stati soldi sprecati far risaldare il tutto. E allora boh, l'ho lasciata così e non l'ho più utilizzata per un po' di tempo. Fino a ieri, dove sono andato al GameStop, ho trovato finalmente la PS2 usata, che spero vada bene. Mi dispiace solo che non è questo modello a cui mi ero tanto affezionato, ma è il secondo modello, quello che si apre tipo PS1. Ok, dopo che vi ho raccontato la storia della mia PS2, facciamo l'unboxing della PS2. Beh, intanto questa ovviamente non è la scatola originale, ma è la scatola GameStop dove prendono le console usate e le rivendono. Speriamo che vada bene. Dunque, iniziamo l'unboxing della PS2 Slim. Qua abbiamo gli scontrini che sono anche la garanzia. Qui abbiamo, vediamo un po'. Ah, abbiamo un controller del GameStop addirittura. Questo sarà già il, non so, neanche ho perso il conto di quanti controllerò, comunque è carino, è carino. Poi andiamo avanti e troviamo l'alimentatore da 8,5 volt, non so se si legge 8,5 volt originale della Sony. La PS2 Slim c'è un attacco diverso rispetto alla PS2 vecchia. Infatti la PS2 vecchia
come anche nella PS1, ci andava direttamente questo cavetto, mentre nella PS2 Slim ci va questo cavetto che assomiglia un po' a quello della vecchia PSP. Poi abbiamo la console in sé, la PS2 Slim, che ora vedremo. L'adattatore SCART, che io sicuramente non utilizzerò, visto che ho l'AUPAGE e utilizzerò i cavetti quelli in alta definizione. E i cavetti. Adesso mettiamo a confronto le due versioni della PS2. Ora che le posseggo entrambe, posso finalmente fare questo video di confronto. La PS2 FAT di dietro c'ha l'attacco dell'alimentatore in questo modo, dove ci si collega direttamente questo alimentatore. La PS2 Slim invece c'ha questo attacco e non ha più nemmeno il pulsante on/off. E qui ci si collega un alimentatore come quello della vecchia PSP. Notiamo anche la differenza della ventola nella PS2 FAT, che è più larga rispetto a questa della PS2 Slim. Inoltre, la PS2 Slim ha l'ingresso Ethernet per collegarsi ai giochi multiplayer in rete, mentre la PS2 FAT necessitava di un adattatore di rete che non ho mai trovato, che allo stesso tempo ci consentiva anche di introdurre un hard disk. Cosa che la PS2 Slim non ha, non possiamo metterci un hard disk qua dentro. E questo è già un punto a vantaggio della PS2 FAT, che poteva contenere un hard disk. Inoltre, per fortuna, l'attacco del video è lo stesso, e quindi è più facile collegarci l'AUPAGE anche a questa, in modo che potete vedere il cavetto è lo stesso, ci va in entrambe. Poi abbiamo l'uscita digitale, che è uguale, e poi boh, questo è a posto. Giriamola. E guardate qui. Dunque, mettiamola a confronto in questo modo. La PS2 FAT davanti c'ha un carrello che esce e rientra. La PS2 Slim invece si apre come la PS1 o GameCube o qualsiasi altra console che si aprisse in questo modo. Anche il Dreamcast si apre così. Il pulsante di accensione è questo, e il pulsante di accensione per la PS2 FAT invece è questo, accensione e reset entrambi. Poi guardate anche gli slot, ponete attenzione agli slot che sono più vicini nella PS2 Slim e più distanti nella PS2 FAT. Questo mi ha causato dei problemi anni fa, quando comprai un adattatore per la PS2 che mi consentiva di attaccarci fino a 4 joystick. Purtroppo era il modello per questa Slim e non c'entrava qui. Se riesco a trovarlo, poi glielo metto. Inoltre, le porte USB nella PS2 FAT sono in questo modo, nella PS2 Slim invece sono qui messe accanto. Direi che è più carino nella PS2 FAT, c'hanno anche il distacco blu. E poi qua c'è il simbolo della PlayStation che si può girare. Ok, attacchiamola e proviamola. Bene ragazzi, ho fatto anche il confronto fra i modelli della PS2 e spero che tutto il video complessivo e anche l'unboxing, soprattutto quello, vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ah, un'ultima cosa, se vi siete chiedendo come mai ho cambiato telecamera è perché la Reflex si è scaricata e non ho voglia di stare a caricarla lì per registrare questo ultimo pezzetto di video, quindi perdonatemi, non accadrà più questa cosa. Comunque, alla prossima, ciao!